Oggi non siamo stati brillanti, oggi abbiamo fatto, secondo me anche sotto certi aspetti, fatica a livello tattico contro una squadra organizzata che non ci ha permesso di essere aggressivo, non ci ha permesso, noi abbiamo speso tante energie per conquistarla la palla e quando ce l'avevamo, pur essendo arrivati tante volte lì nei pressi della porta loro, siamo stati poco pericolosi. Sicuramente il fatto di aver cambiato qualcosa anche noi può averci tolto qualche piccola certezza, però è anche vero che, come dici te, sono giocatori esperti, per cui si trattava solo di spostarsi qualche metro in zona di campo, ma poi Del Rico praticamente quando fa la mezzala fa l'esterno e abbiamo provato a mettere Galano nella sua zona, nella zona che predilige. Però effettivamente la ricerca era l'ampiezza per cercare di arrivare a creare un 2 contro 1, un 1 contro 1. Nel secondo tempo, soprattutto a sinistra, abbiamo fatto abbastanza bene perché Mazzotto è arrivato e ci è mancato l'ultimo passaggio. Cioè, anche un paio di ripartenze avevamo presupposti per far male, una con Maita, mi ricordo, un'altra con Kedira, abbiamo sbagliato. Com'è? Non lo so se è mancato un po' di coraggio, è chiaro che sono partite sentite, volevamo regalare una gioia alla città, ai tifosi, e la sentivamo questa partita, ma la sentivamo a prescindere anche dal risultato del Catanzaro, però venivamo da 4 vittorie, quindi oggi abbiamo preso un punto che mettiamo lì in classifica, che sicuramente ci farà comodo e aspettiamo, lavoriamo, aspettiamo, teniamo la testa sul pezzo perché deve essere così e cerchiamo di vedere se ci riusciamo la prossima settimana. No, ma io è chiaro che, sapendo prima di cominciare la partita che vincendo avresti centrato quello che volevi centrare, quando fischi alla fine e non l'hai centrato, è normale essere un po' delusi, però poi allo stesso tempo bisogna pensare a quello che si è fatto, a pensare ad un percorso, pensare al fatto che l'obiettivo è sempre lì e ci vorrà pazienza, speriamo sia una settimana di pazienza, però qualche minuto di delusione l'ho avuto, ma adesso sono sempre più convinto che comunque anche oggi i ragazzi hanno dato tutto quello che avevano, possono succedere partite dove non ti riesce quello che vorresti fare. Per me vanno fatti i complimenti all'Andria che al di là della posizione in classifica, secondo me è una squadra molto organizzata che ci ha provato a metterci in difficoltà, soprattutto non è venuta qui a chiudersi o a speculare, è venuta a giocare e quindi niente, tutto qua, ma bisogna essere contenti del percorso che abbiamo fatto fino ad oggi e spingere ancora di più sull'acceleratore per cercare di chiudere il discorso. La cosa più difficile, secondo me, per un allenatore è capire la testa dei giocatori. Poi guarderemo i dati con i preparatori, cercheremo di capire se a livello fisico stavamo come le altre partite, se abbiamo dato come le altre partite, forse qualcuno era un po' stanco, però sono partite che ti spremono la testa, ti portano via energie, probabilmente i ragazzi prima della partita hanno guardato altre partite, quindi è andata così. Dispiace perché a volte queste partite si vincono con l'inerzia, si vincono facile, a volte non si vincono, o addirittura a volte si perdono, o a volte magari finisce così. Secondo me la squadra è stata matura nel capire che se non riusciva a vincere non doveva scoprirsi, doveva mantenere equilibrio, perché poi alla fine comunque è un punto in più e fa sempre comodo. Pensi tante cose, penso un milione di cose. La prima cosa che ho pensato oggi che avrei voluto con tutte le forze mie della squadra, ma i ragazzi hanno pensato la stessa cosa mia, regalare una soddisfazione. Poi pensi quello che pensano un po' tutti, che questa città e questa tifoseria meritano altro. Oggi ci hanno incoraggiato, ci hanno incitato, sono venuti, ci sono stati vicini, hanno cercato di spingerci e non ce l'abbiamo fatta, però spero che, come noi abbiamo apprezzato questo loro pensiero, spero che loro abbiano apprezzato il fatto che comunque la squadra oggi ha dato tutto quello che aveva e ci ha provato comunque fino alla fine.